cominciata così, con tante speranze, una gara dove si giocava davvero tutto il Partizan Matese, con il pubblico delle grandi occasioni a spingere in un paladenta esplosivo dove non c'era più posto, e con un tifo da grandi piazze. La gara fra Partizan e Cerreto è stata per buona parte giocata con grande equilibrio, con due squadre in campo fortissime e decise a non mollare mai. Il vantaggio degli ospiti, poi il pareggio ed il vantaggio del Partizan, ma era solo una illusione. Alla fine ha prevalso il risultato schiacciante 6-4 a favore del Cerreto, che è esploso insieme al suo pubblico in un boato liberatorio e con un piede già verso la promozione. Il primo ad arrivare nell'area stampa ai microfoni della nostra Maria Cavicchia è stato proprio il preparatore atletico, insieme al capitano della squadra sannita, e poi il tecnico del Partizan Savoia. Infine, il sindaco di Castello del Matese, Antonio Montone, amareggiato per il risultato, ma felice per una realtà sportiva sempre più consolidata. Ma ora vediamo le interviste e cosa hanno detto i protagonisti della giornata. In compagnia del tecnico del Cerreto. Allora, una partita in realtà entusiasmante, che la cui vittoria vale il doppio. È stata una partita straordinaria dal punto di vista tecnico, agonistico, dell'impegno, della forza, della volontà. L'abbiamo preparata da un mese, siamo venuti qui con la mentalità vincente di grande squadra che merita... Che merita assolutamente di andare nella serie superiore in C2. Grazie ai ragazzi, grazie a questo pubblico straordinario, meraviglioso, e grazie anche alla squadra ospite che ha saputo lottare e dare un senso a questa partita straordinaria. Un'ultima domanda: come ci si sente ad avere un piede nella C2? È un qualcosa di eccezionale, da parecchio tempo che non vincevamo un campionato. Questa società, che è giovane, merita di superare la categoria dove gioca e di andare nelle serie che gli competono. Grazie. Bella soddisfazione con questa vittoria contro un ostico Partizan. Assolutamente sì, sapevamo che venivamo qui in un campo difficile dove se la giocavano, perché per loro era l'ultima spiaggia. E ovviamente abbiamo dovuto stringere i denti, perché ci hanno fatto veramente penare. È una grande squadra e faccio complimenti a loro, alla società, ma soprattutto li faccio alla mia squadra, che è ancora più grande. Mister, allora, una partita con un gioco duro, che però diciamo è stata la vostra è una giocata invidiabile, al di là del risultato, e che però crea un abisso in classifica, quindi abbandonate l'idea del playoff. Sì, è stata una partita molto dura, loro si giocavano tutto e anche noi, era come una finale alla fine. È andata bene a loro, sono stati più cinici di noi, una partita combattuta ad armi pari contro una squadra molto forte, oggi l'ha dimostrato, e è andata male purtroppo. Pazienza, l'amarezza è tanta, però ciò non toglie un grande campionato che abbiamo fatto. Siamo risaliti fino al terzo posto, dal sesto posto, vincendo tutte le partite del giro di ritorno, quindi onore anche a questi ragazzi che hanno fatto un grande campionato. Allora, sindaco, una realtà davvero invidiabile la vostra, però un risultato alquanto deludente. Indipendentemente dal risultato, è stata una bellissima giornata di sport contro una formazione, quella del Cerreto, davvero forte, che sono tanti anni che ci provano. Il Partizan Matese, non Castello, ci tengo a precisare, è una benemerita associazione che lo sport è solo una delle tante cose buone che fa. Per cui complimenti ai ragazzi, all'associazione e a tutti gli sportivi. Anche a voi per il vostro spirito. Dal Palatenda di Castello è tutto. Maria Cavicchia per casertasera.it. Restituisco la linea allo studio per la sigla.